è polemica sullo show del rapper a Sanremo. Fratelli d'Italia attacca i vertici della Rai per il caso Fedez. Un articolo della Verità annuncia l'intenzione da parte del governo di ripulire la Rai con una nuova dirigenza. Pare che l'esibizione incriminata di Fedez fosse già stata provata nel pomeriggio, ma il direttore del Prime Time insiste. Fedez avrebbe cambiato il testo all'ultimo secondo senza consegnarlo. È una giustificazione credibile? Secondo FD, il fatto che la Rai non sapesse di quel testo è poco credibile. Foti, il capogruppo meloniano, chiede spiegazioni, altrimenti ci sarà qualcuno che dovrà dimettersi. L'intenzione del governo è quella di fare un bel repulisti, di cambiare la narrazione alla Rai con una nuova dirigenza. Insomma, si punta ad un cambiamento netto ai vertici della Rai. L'esibizione del rapper di mercoledì sera al Festival di Sanremo innesca la polemica politica. FD accusa chi ha permesso la messa in onda del pezzo di Fedez. Il direttore del Prime Time, Stefano Coletta, si dissocia. Afferma che il testo è stato cambiato all'ultimo secondo. Fedez non l'ha consegnato e non sapevamo cosa avrebbe fatto sul palco. Le indicazioni della direzione erano di non fare mai riferimenti politici. La maggioranza, puntando il dito sul caso Fedez, tenta di prendersi la Rai. La dichiarazione del sottosegretario alla cultura Gianmarco Mazzi all'AGI è chiara: cambiare la narrazione del paese. Un obiettivo che lascia intravedere una certa pianificazione dei tempi e dei modi di questo cambiamento voluto dai meloniani. Mercoledì sera, Fedez si è lanciato in un freestyle con versi critici nei confronti di diversi esponenti del centrodestra. Il momento clou del soliloquio politico del rapper è stato rivolto al viceministro Galeazzo Bignami con tanto di strappo della foto, in divisa da Hitler. Il palco dell'Ariston si trasforma in una vera e propria tribuna elettorale. Il quotidiano La Verità sostiene che il freestyle di Fedez ignorato da registi, autori e dirigenti di Sanremo sia poco credibile. Anzi, pare che il tutto sia stato provato nel pomeriggio, inclusa la scena della foto di Bignami. La foto, durante le prove, sarebbe stata capovolta e gettata via, non ovviamente strappata. I meloniani chiedono le dimissioni dei vertici della Rai. Sapevano, ma nessuno ha fatto nulla, sono stati complici di Fedez. Foti chiede immediati chiarimenti sulle dinamiche della vicenda, altrimenti qualcuno dovrà lasciare presto il suo incarico. Parole che pesano in un periodo di nomine e di poltrone traballanti alla Rai, tra cui quella di Carlo Fuortes. Dal PD arriva una reazione dura. La richiesta di dimissioni da parte di FDI è paradossale. Sul palco Fedez non ha mostrato o detto nulla che già non fosse pubblico e risaputo. FD vuole limitare la libertà di espressione? Tira aria di Minculpop, ha scritto su Twitter Simona Malpezzi, capogruppo de Malsenato. Che ne pensate della minaccia alla Rai da parte di FDI? A voi i commenti! Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Seguici anche su Telegram per ricevere le notifiche in tempo reale. Trovi il link in descrizione.